Eppure il vento soffia ancora, il post derby, post sconfitta non è mai bello, ma noi siamo tifosi della Roma, è quello che abbiamo dentro, non ce lo toglierà mai nessuno e mai nessuna sconfitta nel derby. Ciao a tutti amici degli Avariati, video di ieri allo stadio ha creato molte discussioni, ho visto, l'avete visto in tanti, mi ha fatto piacere, tanti commenti. Questo video un po' a mente fredda per toccare un po' dei temi importanti di ieri. Io ne ho trovati soprattutto quattro di importanza. Primo, quello dell'episodio, assolutamente da parlarne. Secondo, i migliori e i peggiori di ieri. Terzo argomento, il momento della squadra a livello tattico, di allenatore, di prospettive, eccetera, eccetera. E in ultimo, su Zaniolo, sia per la prestazione, ma sicuramente ne parlerò già prima, e sia per quel gesto finale che insomma lascia spazio un po' a una possibile squalifica. Ma vediamo un po', andiamo un po' per gradi. L'episodio del rigore, allora ricostruiamo un po' i fatti. 1-0 per la Lazio, cross di Cristante, Isai frana su Zaniolo, il fallo c'è, l'ho rivisto, c'è, dallo stadio ovviamente non si capisce bene. Il fallo c'è, è netto, riparte la Lazio 2-0 con gol di Pedro, scontatissimo che ci avrebbe segnato. C'è da dire qualcosa. Allora, il fallo c'è e su questo penso non c'è nessun dubbio, possiamo dirlo tranquillamente. Però nel pomeriggio proprio è uscito un labiale di guida dell'arbitro che dice ai Sharawi che Zaniolo era in fuorigioco al momento del lancio di Cristante. Rivedendo dei fermo immagine, non si capisce perché veramente bisognerebbe tracciare le linee perfettamente. È veramente al limite. Diamo per buono che è fuori gioco, perché non penso che Guida possa dire una cosa per un'altra su un campo di calcio a quei livelli. Diamo per buono questo. E quindi il VAR gli ha comunicato che era in fuori gioco. E lui ha detto comunque non c'era fallo. Lasciamo stare il fallo al momento. Mettiamo caso che veramente è fuori gioco. Mettiamo caso che per Guida non c'era fallo, però Zaniolo ha toccato il pallone, lo ha praticamente quasi stoppato di petto cadendo. Ora, il fuorigioco non è stato rilevato subito dal guardalinee alzando la bandierina, ma è stato solamente visto al VAR a fine azione con il check. Come funziona in questi casi? Ah, il vantaggio sul fuorigioco esiste perché lo vediamo continuamente. Tante volte magari c'è un cross di uno in fuorigioco, il portiere la prende, danno il vantaggio, continuano a giocare senza problemi. Assodato questo. Però in caso di gol, in caso, però in questo caso di fuorigioco attivo, e il check del VAR rileva il fuorigioco. Il vantaggio, anche se è un fuorigioco attivo, va dato? Oppure segnano, fermi tutti, era fuorigioco attivo, si ricomincia da là, 1-0, palla al centro, palla in aria ovviamente. Questo è il dubbio che ho, perché onestamente a livello regolamentare è qualcosa che non mi è mai capitato di vedere in questi anni di VAR. Si è visto un rigore togliere un gol, sì, però un fuorigioco attivo che non era stato ravvisato, che è stato visto solo dopo, dal quale è nato un gol, onestamente, non mi è mai capitato. Quindi no, non mi sento di dire doveva fare così oppure doveva fare colà. È un dubbio che mi rimane perché se c'è fuorigioco, il fuorigioco è attivo perché Zaniolo addirittura stoppa quasi il pallone. E quindi fuorigioco importante, non un fuorigioco passivo, va segnalato in caso di gol, poi, oppure non essendo stato segnalato in campo, giusto che poi non venga segnalato dopo in caso di gol, dando così un vantaggio a posteriori. Questo è il mio dubbio, onestamente, è un dubbio che ho e quindi chiedo anche a voi nei commenti, magari se c'è qualche arbitro. Qualcuno, perché questo non è proprio una regola, saranno qualche direttiva, qualche indicazione che poi danno agli arbitri per applicare il regolamento.
Primo episodio, quindi comunque il rigore non c'era per la Roma perché comunque in caso era fuori gioco. Quindi diciamo un alibi, un pezzetto di alibi togliamolo alla squadra e secondo me la squadra meno alibi ha, meglio è, meglio che si concentri sul proprio lavoro e sugli errori fatti. Passiamo ai due migliori e ai due peggiori. Parto dai due peggiori che secondo me è più facile trovarli. In assoluto Vigna, un qualcosa ieri di scandaloso. Felipe Anderson gli ha fatto, penso, due tunnel e è andato via. È andato via sulla fascia, è stato ammonito Vigna. L'ha superato un'altra volta, veramente lo ha asfaltato. Andava via come quando ripariva. In fase offensiva Vigna non mette un cross decente, penso dal 74. Veramente male, 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 male. Vigna nelle prime partite mi aveva fatto anche una buona impressione, però nel derby è stato veramente inguardabile, veramente era come avere una figurina da quella parte. E poi, come secondo peggiore in campo, io andrei forse, non so, andrei sui Bagnets per l'errore sul 2-0, però poi ha fatto comunque gol, quindi comunque si è un po' riscattato. Forse tra Shaarawy e Mkhitaryan, veramente inconsistenti, forse loro, forse uno di loro due che hanno dato veramente poco poco alla manovra. Abraham ha fatto una gran partita a livello di copertura palla, di impegno, però gioca troppo lontano dalla porta, troppo troppo troppo. Passiamo ai due migliori. Sicuramente Zaniolo. Abbiamo finalmente rivisto sprazzi del miglior Zaniolo. Strappi in velocità, allunghi, protezione palla. Insomma, si è cominciato a rivedere qualcosa. Con Caparbia si è andato a prendere quel rigore del 2-0, molto dubbio, però insomma, visto quello che era successo nel primo tempo, diciamo, non ci sentiamo di andare a analizzare anche quello. Insomma, poteva starci, era un po' a metà, però l'abbiamo rivisto bene, bene, insomma, bene, bene. Fiduciosi che possa riprendere presto la forma migliore. Come secondo migliore andrei su, difficile trovarne, andrei forse su Veretout. Una partita ordinata, ha segnato il rigore. Ci servirebbe un po' più in fase di spinta, di inserimento, però con questa squadra così sbilanciata che difende ancora troppo male, probabilmente Mourinho gli indica di rimanere un po' così basso. Passiamo al momento della squadra. Non mi piace la poca solidità difensiva. L'ho detto anche ieri nel video, anche in altri video. Potevamo prendere tanti gol dal Sassuolo, potevamo prenderne più di quei tre che abbiamo preso dal Verona, potevamo non vincere benissimo con l'Udinese, potevamo ieri prenderne 4-5 e da Mourinho non mi aspetto questo. Da Mourinho mi aspetto una squadra cattiva là dietro che per segnarli devi veramente ucciderli. E a livello tattico, Karsdorp e Vigna non sono difensori da difesa a 4. Mi aspetto presto un cambio modulo tornando a 3, come poi fece Fonseca passando dal suo 4-2-3-1 al 3-4-2-1, perché non abbiamo terzini per giocare a 4. C'è poco da fare. Sono terzini non abituati a difendere e se lo fanno male. Tanto vale metterli un po' più avanti e inserire un centrale in più. Li abbiamo, metti Smalling, Mancini, Bagnets. Non sono dei fenomeni, però quelli ci abbiamo. Io quelli metterei 4 a centrocampo e 2 trequartisti dietro la punta. Farei più o meno così, o un 3-4-3, insomma, vedesse poi Mourinho. E mi aspetto qualcosa, qualche cambiamento, però Vigna, questo Vigna non si può presentare. Insistiamo su Calafiori. Cristante a centrocampo non può fare il regista di questa squadra. Proviamo Villar, proviamo Darboh, che l'anno scorso si era inserito bene. Non sono fenomeni, però proviamo a cambiare perché comunque già abbiamo perso due partite su sei e non sono poche. Abbiamo gli stessi punti sul campo dell'anno scorso. Quindi qualcosa di meglio va fatto. Chiudiamo su Zaniolo. Allora, gran partita, gran momento, sta meglio, ok, però quel gesto a fine partita verso la tribuna, che veniva fischiato, insultato sicuramente, non lo deve fare. Non lo deve fare. Perché sei un giocatore che prende tot milioni all'anno. In quei tot milioni all'anno ci stanno anche gli insulti, purtroppo. Perché se ti insulta una curva, tu non viene squalificata. Se tu fai un qualcosa di così eclatante con le telecamere davanti,
puoi passare a prendere una squalifica. E che hai risolto? Hai risolto solo che danneggi te e la squadra. Quindi sono atteggiamenti che non so, potrei fare io, potrebbe fare un altro che non vengono pagati tutti quei soldi, però noi siamo qui a commentare loro. Quindi hanno anche una responsabilità indossando quella maglia, prendendo quegli stipendi. Quindi dovrebbero calmarsi, insultano, succede purtroppo nel calcio, anche se non dovrebbe, però succede. Dal momento che succede, ti tieni il cecio in bocca, come si dice a Roma, te ne vai negli spogliatoi, ti fai la doccia e te ne ritorni a casa. E lavori il giorno dopo. Perché fai solo del male a te e alla tua squadra. Insomma, io volendo il bene della Roma, vorrei che non facesse certe cose per averlo sempre a disposizione, visto che è un calciatore forte, uno dei più forti che abbiamo in squadra. Detto questo, come abbiamo detto all'inizio video, eppure il vento soffia ancora. Da domani, già da oggi, da domani con gli allenamenti. Sotto col lavoro, nulla è perduto, c'è un campionato davanti, serve però presto un'inversione di tendenza. Fiducia in José Mourinho, perché comunque bisogna averla, anche se ci sta che siamo impazienti, ci sta che non vinciamo da tanto, anche io vorrei un po' di cose più subito che aspettare. Però certo capisco pure che i giocatori sono quelli e insomma, il Bagnets se fa quella cosa sul 2-0 certo non è colpa di Mourinho, però mi aspetto un qualcosa di diverso perché tanto vale poi tenere, non so, Fonseca con 5 milioni in meno di stipendio sulle spalle. Però fiducia in José, fiducia in questa Roma, ciao a tutti amici, ci vediamo per il video post Roma-Empoli per quanto riguarda le partite e post ovviamente Zoria-Roma per la Conference League. Ciao a tutti amici!